Sì. Sono i miei secondi cugini. La Lidia Bagnara, che per chi ha già il libro fra le mani è l'autrice delle foto, e Mario Gurioli, che è l'autrice, che è l'autore del libro, che è stato chiesto anche da noi, l'editore, è stato chiesto anche da noi di fare un breve riassunto su quella che è la nostra storia. Grazie mille, buona continuazione e buon pomeriggio. Buonasera, cos'è il carisma di una istituzione come il monastero delle suore domenicane del Santissimo Sacramento di Fognano? Carisma nel linguaggio ecclesiastico è una parola greca che ha il significato di grazia, dono, dono dello Spirito Santo, benevolenza da parte di Dio. Il carisma è un dono dello Spirito Santo che viene dato ad una persona per il bene comune della Chiesa, dice San Paolo. Mediante la persona il carisma si può estendere all'eventuale istituzione che da questa persona nasce. Nel caso nostro ci sono due persone all'origine dell'istituzione che oggi ricordiamo.
nella chiusura della celebrazione dell'anno 190° della Fondazione, Giuseppe Maria Emiliani e Madre Rosa Teresa Brenti. Quando si apre il convitto nel 1824, c'è Giuseppe Maria Emiliani, che morirà poi nel 1847, con il suo progetto educativo, e Madre Rosa Teresa Brenti, che muore nel 1872, con la sua comunità che realizza il progetto educativo pienamente condiviso. È chiaro che l'incidenza sull'impostazione del convitto è della Madre Brenti, non solo per il maggior tempo di presenza attiva nella struttura, ma soprattutto per aver fatto della sua opera una testimonianza eucaristica. A Giuseppe Maria Emiliani va il merito dell'idea di provvedere alla formazione delle giovani della nobiltà e della borghesia del tempo per favorire la formazione delle famiglie che con esse sarebbero sorte, per influire positivamente sulla società del tempo, nella quale era diffuso un certo lassismo morale. Non era una scelta classista questa, come si vedrà anche nel seguito della storia del convitto, ma piuttosto una scelta strategica. Puntava sulle donne perché sapeva che avrebbero influito notevolmente poi all'interno della famiglia e di riflesso nella società. Un altro merito dell'Emiliani è l'aver trovato e valorizzato l'apporto di Madre Brenti, che è di Tredozio, ossequio a Tredozio, e delle monache che ella avrebbe formato nella sua comunità religiosa. Credo che si possa dire che il carisma delle suore di Fognano ha alla sua origine il carisma della Madre Rosa Teresa Brenti, domenicana del Santissimo Sacramento. A chi chiedere qual è il carisma di questa congregazione, cioè nella sua descrizione, se non alle suore stesse, che nel capitolo generale del 2001 così si esprimono. Dall'ispirazione carismatica della fondatrice nasce il carisma della nostra famiglia religiosa domenicana. Su questo carisma si innesta la vocazione di ciascuna sorella. Questa chiamata a fare di Cristo la nostra cultura ci sollecita e ci chiede di essere donne eucaristiche e perciò di conoscere, amare, crescere, vivere, testimoniare la propria vocazione. Fin qui il capitolo generale. Su questa descrizione così densa, credo che si debba fare qualche riflessione. Anzitutto il riconoscimento del fondamento del carisma della congregazione nel carisma della fondatrice. L'obiettivo dell'istituzione era l'educazione delle fanciulle della nobiltà e borghesia per la gloria di Dio. L'Eucaristia continua ad essere per Madre Brenti sacramento di educazione e di formazione permanente, centro di convergenza di tutto e di tutti. Il carisma dell'istituzione cammina nella persona delle suore educatrici, che sono anzitutto donne. Ricordiamo quello che Giovanni Paolo II ha detto del genio femminile e come ognuno di noi ha imparato ad essere amato e quindi ad amare in braccio a sua madre. Come pure ciò che ha detto della maternità spirituale della donna, proprio pensando alle donne consacrate. Esse, soprattutto con il loro esempio, trasmettono la loro caratteristica di donne eucaristiche. Concretamente si dovrà riscontrare nella loro vita ciò che l'Eucaristia è nel mistero e che esse hanno cercato di interiorizzare, cioè ringraziamento, dono, amore, gioia, comunione, riconciliazione e poi si potrebbe continuare.
Fare di Cristo la nostra cultura, quella frase molto forte, che a guardarci bene potrebbe essere anche discutibile. È un'espressione molto forte che richiama quella di Giovanni Paolo II, quando diceva la fede che diventa cultura. Spiritualmente significa vedere Gesù in ogni nostra azione, chiedersi se quello che si fa vale anche agli occhi di Cristo, come avrebbe fatto Gesù in questa situazione, eccetera. Ma questo rapporto stretto tra il Cristo eucaristico e la cultura può richiamare la riflessione sul rapporto fede-cultura di Giovanni Paolo II, quando dice: una fede che non diventa cultura è una fede non pienamente accolta, non interamente pensata, non fedelmente vissuta. È come dire che se il nostro rapporto vitale con Gesù, e in particolare con Gesù Eucaristia, che si offre per nostro amore al Padre, non traspare nel nostro modo di pensare, di ragionare e di vivere, questo rapporto rimane sterile. Bisogna stare attenti però a non ridurre il Signore Gesù solo ad un fatto culturale intellettuale, che è il rischio ricorrente della gnosi, che non sto a spiegare che cos'è. In una sintesi ulteriore potremmo dire che il carisma delle suore di Fognano è l'apostolato educativo. Potremmo aggiungere anche eucaristico, ma nell'apostolato c'è già dentro. Intendendo l'apostolato come una missione che nasce dall'essere discepolo di Cristo Eucaristia. L'apostolato infatti è possibile solo al discepolo. Gesù stesso, dice San Marco, ne costituì 12 che chiamò apostoli perché stessero con lui e per mandarli a predicare con il potere di scacciare i demoni. Prima di mandarli devono stare con lui, diventare suoi discepoli. L'apostolato educativo, alimentato dall'Eucarestia, ha accompagnato tutta la storia delle suore di Fognano nelle varie trasformazioni della loro missione: scuola interna, scuola esterna, convitto, senza convitto, vari tipi di scuola, dalla magistrale al professionale, convitti universitari, fino alla situazione attuale di accoglienza educativo-spirituale per ragazzi, giovani, famiglie e adulti, insieme al nido e alla scuola dell'infanzia. Grazie. Per quanto hanno fatto in questi anni, perché è un grande sforzo cercare di mantenere una struttura, un'istituzione come quella del convento e convitto emiliani, che ha una storia, ma veramente un grande presente e speriamo tutti anche un bellissimo futuro. Che nel libro, diciamo così, che è presentato questa sera, rappresenta proprio quello che è un po' la storia, le foto di quelle che sono state e uno sguardo di oggi, di quelle che è di Lidia Bagnara, che ci siamo conosciuti l'anno scorso a festeggiare il 190°, dove è stata veramente una cosa di comunità. È stato dove ci sono state le ex allieve, le suore, ma anche i genitori, che portano qui i bambini al nido e all'asilo, e hanno deciso tutti insieme di festeggiare in modo particolare questa istituzione. Credo che sia veramente importante. Oggi qui sono presenti, io sono Davide Missiroli, sindaco attuale, ma vedo anche dei miei predecessori, Egisto Pelliconi, Vincenzo Galassini, proprio per dire che anche il comune di Brisighella, l'istituto convinto Emiliano di Fognano, è veramente una cosa importante e fondamentale per la comunità di Fognano, per il territorio del comune di Brisighella, ma credo anche per tante che ci hanno studiato e direi per tutte le persone che sono passate. Si è partiti 190 anni fa, che era veramente fulcro della cultura europea per i nobili del tempo, e hanno seguito la storia, come prima diceva Suor Marisa. È stato un punto fondamentale anche durante la guerra, è stato un centro di aggregazione per poi dopo dare lavoro anche a tante donne del nostro territorio. Qui vicino fu creata la cosiddetta fabbrica delle tende qui a fianco,
che poi nel tempo si è trasformata, adesso è un bellissimo centro convegni, quindi diciamo si è riusciti in qualche maniera a tenere il passo con i tempi. Beh, io quello che voglio fare oggi è solamente ringraziare le tante suore che sono passate e sono oggi qui presenti e fanno tanto per tutte le comunità, oltre a quella brisighellese, di tutte quelle che passano qui, come si diceva proprio prima, con il loro carisma e con la loro cultura. Grazie mille. Buonasera a tutti, sono Mauro Gorioli, editore di Tempo al Libro e diciamo sono colui che ha dato forma al progetto che avete questa sera tra le mani, per così dire. È stato un lavoro, devo dire, veramente coinvolgente, perché questo luogo ha una storia incredibile, unica, e anche oggi continua a essere una realtà che ha pochi, se non nessun uguale. Abbiamo messo insieme il lavoro di Lidia, di un artista che ha presentato i luoghi e i mondi che sono oggi all'interno dell'Istituto Emiliani, e il mio compito è stato invece quello di attingere alle fonti storiche, integrare con la storia presente, quindi dare conto molto brevemente, perché sarebbe impossibile raccontare tutto ciò che è successo nel corso di questi 190 anni, quindi dare una sintesi di quella che è stata ed è la vita di questa istituzione. Devo dire che nel corso della storia ci sono stati momenti di splendore e momenti di difficoltà. Quello che mi ha colpito leggendo gli autori del passato è la forza con cui in ogni momento di crisi, da un lato le suore, dall'altro tutte le persone che erano coinvolte nella vita dell'istituto, sono riuscite a rialzarsi. Quindi ringraziandovi questa sera, perché è veramente bello vedere così tante persone coinvolte per la presentazione di un libro e di un progetto a sfondo culturale. Il mio auspicio per questa istituzione è di proseguire con un nuovo slancio e che anche questo libro sia un momento di comunicazione verso l'esterno per far capire quanto sia importante una realtà come quella dell'Istituto Emiliani. Grazie a tutti. Vorrei non parlare. Ho un unico desiderio, tacere. Allora, io fotografo non parlo. Allora, francamente, voglio innanzitutto ringraziare la Sonia Baldini e la Federica Baldini che mi hanno portato qua, perché io non sapevo neanche che esistesse. E sono giorni che penso che cosa potevo dire oggi. Poi sono venuta qui ieri e c'erano talmente tante cose da fare che francamente la cosa più importante mi sembrava dare una mano qui dentro e non pensare che cosa vi avrei detto oggi, perché ho ritenuto che quello che dovevo fare era molto più necessario e importante di quello che dovevo dire. E solo prima, quando sono salita su in camera e mi sono detta, e adesso che cosa dico, che non ho la più pallida idea di cosa devo dire, ho pensato che mi sono sentito come un regista che gira un film e che per mesi e mesi fa un girato, però si deve anche fermare e capire qual è il cuore di quel film, ma io non ho avuto tempo di tirarlo fuori. Ma sicuramente di questo cuore che non ho tirato fuori siete voi il cuore, perché comunque voi siete qui, c'è tanta gente che è qui perché ha creduto in me, in una persona come me che comunque è arrivata qui convinta e che ha sempre vissuto come credendo che la fotografia e qualsiasi tipo di arte fosse fine a se stessa. Quindi ho passato i miei 15 anni di fotografa per dimostrare a un mondo, ma soprattutto a me stessa, che ce la potevo fare. Quando sono arrivata al convento Emiliani qua, io sono entrata qua, non ero mai entrata in un convento in tutta la mia vita, ho capito da questo lavoro che cosa è l'arte, che non è la fotografia, ma tutta l'arte in generale, tutta la creatività che ognuno di noi ha, è creare un ponte, perché la cosa grande di questo lavoro non è soltanto state le fotografie che ho fatto, è stato tutto ciò che si è legato
grazie a questo lavoro che ho fatto. Quindi grazie a questo ringrazio Cocco Giuseppe, che mi ha messo in contatto con la ragazza che oggi doveva essere qui, che era la direttrice dell'ufficio stampa del ministero israeliano, che purtroppo non è venuta qua, ma che comunque ha conoscenza di questa realtà ed è un'ebrea. Non c'è qui Mona, che è un'amica musulmana velata, perché in questo momento è a Beirut e sta lavorando, ma sarebbe venuta qui. Quindi questo mi fa capire che l'arte è una grande responsabilità, spetta chi ha la creatività di fondare e di creare un ponte affinché le persone si conoscano, e quindi è un linguaggio importantissimo secondo me, soprattutto in questo momento storico. Questo ci tengo a dirlo e vi ringrazio talmente tanto col cuore. Grazie tante. Grazie. Grazie a tutti, anche al sindaco che mi ha fatto un'improvvisazione, ma è stato bravo. Grazie, un applauso a tutti, poi dopo facciamo un attimo di pausa con qualcosa da sgranocchiare, poi seguiranno i cantanti. Grazie mille.